Buongiornissimo, buongiornissimo caffè. Io vi avevo promesso che avremmo fatto il barbasso dalla spiaggia e siamo qui. Guardate, vi faccio vedere la vastità, che me ne frega, di tutti questi colpi di mercato finché non esce Arnauto vicino attacco. Guardate. Aspettate, vi faccio vedere anche la vastità che me ne frega di tutto quello che dicono delle nostre contendenti al titolo quest'anno. Aspetta, eh. Ta-da! Va bene, buongiornissimo caffè, abbiamo fatto abbastanza gli stupidi. In diretta dalla Sardegna, io ho un microfonino qui che spero funzioni, lo rimetto un po' più alto. Visto che sono esattamente nel mare. E allora, intanto domani partita. Partita con la Spalmas a Cesena. Purtroppo non credo che la potrò vedere, guarderò gli highlights. E ve lo dico perché probabilmente sarò in giro tutta la giornata. Ma sarà interessante perché è la prima partita in cui cominceremo a vedere gli italiani che tornano. In realtà la formazione dall'inizio avrà Taremi, Zielinski, Martinez, ma cominceremo a vedere probabilmente gli italiani che ci tornano sul pezzo. Sono già allenati, Darmian, che è un po' la stessa espressione che ho io ogni volta che penso a Darmian. Cioè, Darmian è quella persona qui, tipo qui, c'è cioè vostro figlio che sta facendo il bagno, no? E poi scappa urgentissimamente un bisogno di andare a fare aperitivo in quel bar là dietro. No? E dite, oddio, come faccio? Devo dare mio figlio a Darmian. C'è Darmian che ve lo tiene. Degli altri non mi fido, di Darmian sì. Vabbè, dai, scherzi a parte. Lì dietro c'è anche il mio asciugamano dell'Inter, ma non potevo metterlo qua perché effettivamente è un po' troppo caldo. E quindi top, sono tornati i nostri nazionali. Ci sono due notizie bomba di oggi. La prima è che parrebbe che il Marsiglia abbia fatto ufficialmente un'offerta da 40 milioni per Carboni con diritto di riscatto a 50, mi sembra. Diritto di controriscatto dell'Inter a 5 in più, qualcosa del genere. Voi mi direte come fa a esserci un'offerta valutata a 40 milioni con diritto di riscatto? Perché in realtà, anche se non te lo prendono definitivamente, si calcola comunque un valore a bilancio della questione. Però vabbè, comunque interessante. Perché si diceva che col fatto che avevano preso Greenwood probabilmente avrebbero rinunciato, in realtà secondo me De Zerbi sta puntando i piedi e probabilmente questa cosa in qualche modo arriverà. Non lo so, sarebbe figo anche perché secondo me misurarsi col campionato francese paradossalmente piuttosto che misurarsi tipo al Sassuolo, come il buon Pinamonti quando Sassuolo era in B o all'Udinese, secondo me può essere meglio, anche perché poi Marsiglia non gioca le coppe, ma vedrete che De Zerbi spingerà per arrivare lì e giocare quel calcio che lui sa giocare in Europa, anche perché poi in Spagna e in Francia cosa volete che vincano? Potranno vincere al massimo una Ligue 1, ma poi, come abbiamo visto, a parte il Lille e il Monaco nei suoi anni, purtroppo il Paris Saint-Germain, finché le regole del calcio non cambiano, continuerà a spadroneggiare. E, cosa ne penso io? Che se fosse questa l'operazione sarebbe un'ottima operazione, anche perché guardandola da un punto di vista speculativo, Carboni, con De Zerbi probabilmente spingerà sull'acceleratore perché De Zerbi è uno molto votato all'attacco, gli piacciono molto i tecnici, i dinamici, queste figure qui che sono tipo la figura di Carboni in Fieri, no? E quindi realmente potrebbe succedere che il buon Valentin Carboni si valorizzi ancora di più. Allora in quel caso ti può succedere un caso Casadei, in cui potenzialmente lo potresti addirittura rivendere a una presenza inglese. Però vabbè, non lo so, oppure te lo tieni, visto che comunque hai Taremi, hai Lautaro, hai Thuram, quindi un attacco comunque completo. È anche vero che il quarto slot è sempre un po' vuoto, no? Però è anche vero che questi comunque l'anno prossimo te li tieni, a meno che non vendi qualcuno. Io vi ho già detto cosa penso che succederà l'anno prossimo, ma non me lo ripeto in attacco. Posso immaginare molto bene che Carboni potrebbe anche tornare alla base, magari non subito,
o magari l'Inter ci può ricavare un sacco dalla vendita, non lo so, io so che voi siete molto sensibili a Carboni, non voglio dire che non voglio Carboni, sto dicendo che secondo me il valore è un po' gonfiato e secondo me si potrebbe gonfiare ulteriormente con il Marsiglia e con De Zerbi, però mi farete sapere voi cosa ne pensate. La seconda notizia che abbiamo oggi è che parrebbe che Correa possa tornare alla Lazio. Posso tornare alla Lazio in prescindendo, e infatti in prestito se rescinde con l'Inter, anche se la Lazio comunque avrebbe puntato un altro calciatore. Quindi anche lì Correa non sarebbe la prima scelta, però potrebbe essere una cosa. Io, come vi ho già detto, non penso che Correa vada da qualche altra parte che non sia in Italia, non sia comunque un posto che la compagna non gradisca. Per cui secondo me rimane in Italia, va a finire per me che potrebbe finire in una squadra tipo Monza, tipo Como, tipo una squadra di questo tipo. Il problema di Correa è l'ingaggio, purtroppo, questo è veramente un grande problema. Comunque, queste sono le due notizie di oggi. Io non posso fare video lunghissimi perché sono al mare e non ho la capacità di tenere anche la carica del telefono on top. Però insomma queste sono le notizie. Domani partita. Stiamo a vedere quali sono le prossime notizie di mercato, non gasatevi sui potenziali acquisti dell'Inter in attacco perché continuano a uscire cose, ma tanto comunque la questione passa da Arnautovic, quindi ma anche di Gudmundsson sento che si parla poco, ma per forza, perché che cosa volete in più? Che cosa volete che si racconti? Cioè, anche la fantasia ha un limite. Io so che mi ascolta Cristian Liotta e ti saluto Cristian, sei un grande, ti aspetto al Barbassa a breve. Cristian è sempre molto più realista del re in queste cose, non fa illazioni da bravo giornalista, però ti posso dire una cosa, Chris, non ce l'ho con la tua categoria o col sito per cui lavori, anzi ti collaboro anch'io, o in generale per quello che leggo. Capisco che bisogna riportare tutto quello che filtra e che ci sia poco da raccontare in questo periodo, però bisogna anche, secondo me, essere sinceri con i tifosi. E io non ho nessun obbligo di intanto condividere notizie perché non sono una giornalista, ma soprattutto non ho nessuna voglia di dover riempire delle pagine dicendo qualcosa, no? Non è il mio business, non mi serve, non ne ho bisogno, non mi servono quei click. E quindi possiamo anche fare una ragionata un po' critica, no? Non tanto sul fatto in sé, ma anche puntualmente sulle singole notizie. E quindi è giusto riportare quanto si riporta, tra l'altro Efficiente News, per esempio, correttamente riporta sempre la fonte delle cose, dice Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport, Tutto Mercato Web, bla bla bla, e sappiamo, cioè non è che la gente se le inventa le cose, però talvolta bisogna saper scremare tra che cosa vuol dire che un agente ha proposto, che cosa vuol dire che, non so, un giocatore gradirebbe, cosa si capisce magari solo da un like, cosa veramente invece è un contatto reale che è esistito tra due società. Quindi non fatevi prendere dal solleone una scottatura mentale che vi rincoglionisce e che cominciate ad ascoltare quelli che vi propongono nomi su nomi che non sono veri, perché poi vi lamentate che questi non arrivano. Ma se l'Inter non li ha mai trattati, di che parliamo? Torniamo a parlare del caso Caballo. Vabbè, comunque, domani partita, fatemi sapere dove siete, cosa fate, come state. Barbasso top dalla Sardegna, chi indovina la spiaggia, uno shout out. Come fa Michele Borrelli quando vi saluta? Sto poendo.